Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi video di cucina, in particolar modo del mio giga pancake, quindi pancake gigante da colazione, ma che potete utilizzare anche per un pranzo, per uno snack o facendolo salato anche insomma nella versione salata. Io in questo caso ve la propongo dolce. Non so, io preferisco sempre il dolce a colazione, il pranzo più salato. Infatti l'ho preparato più volte salato, ma sempre per un pranzo o per una cena, mentre per colazione opto sempre per la versione dolce. Metto a scaldare un padellino di 12 cm di diametro. È importante che sia di diametro piccolo per riuscire a farlo più alto possibile, se no ovviamente vi verrà più basso, e lo inizio a preriscaldare a fiamma al minimo, come avete notato, e peso i miei ingredienti. In questo caso ho scelto la mia farina e quella di tsunami al biscotto, buonissima, super delicata. È una farina istantanea, voi potete scegliere la farina che preferite. Dopo comunque vi ho fatto una clip di me che vi parlo il mattino seguente, dove vi spiego un pochino di cose, perché io di solito, ragazzi, vedete che sono in pigiama. Questa preparazione la faccio la sera prima perché richiede un pochino di cottura e circa un quarto d'ora, 20 minuti, e in questo modo io la mattina dopo ho già tutto pronto, però voi potete farlo anche la stessa mattina come preferite. Ho aggiunto alla farina un pochino di lievito, ma voi potete utilizzare quello che preferite anche in questo caso. Io aggiungo circa 5-4-5 grammi di lievito. Io utilizzo l'istantaneo Pane Angeli classico. Ho mescolato bene quindi farina e lievito, quindi gli ingredienti secchi, e come parte liquida ho scelto l'albume 150 ml di albume. Ho mescolato bene bene bene. Se avete una frusta meglio, così evitiamo di formare grumi. La mia era a lavare e quindi ho utilizzato un classico cucchiaio. E poi vi ho fatto vedere che come parte dolce, o per renderlo molto più soffice, potete aggiungere della marmellata o della frutta, in questo caso una mela. Io ho scelto di non aggiungere frutta, dopo ve ne parlerò, ma potete scegliere di aggiungere questa parte. Io di solito metto circa 40-50 grammi di frutta. Renderà tutto più morbido, più dolce. Ovviamente state più attenti alla cottura e a girarlo, perché essendo più morbido sarà anche ovviamente più difficile da manipolare, ma nulla di impossibile, anzi, state solo più attenti perché risulterà veramente morbidissimo. Vado a oleare un pochino il padellino e a togliere tutto l'olio, formando la mia solita patina super leggera, e verso tutto il composto e copro con un coperchio. Fiamma al minimo, lo faccio andare circa un quarto d'ora. Comunque controllate le prime volte per gestirvi in base al padellino che avete, ai fornelli che avete, o comunque finché la superficie non si rapprende. Una volta rappresa mi aiuto con un mestolo a girarlo. Questo è il risultato, vedete che è già ben cotto. Bisognerà terminare la cottura per circa 15 minuti e dall'altra parte. Una volta venuta anche questa cottura, ecco qua il mio super pancake pronto, sofficissimo, super alto, che poso su una griglia per cercare di farlo sgonfiare il meno possibile. E infatti è rimasto stralto, il mattino dopo ve lo faccio vedere, e come notate è veramente morbido, squisito. Il mattino seguente, ecco il mio pancake, vedete che è rimasto super alto e super morbido. Infatti lo taglio con estrema facilità in due, come fosse un panino, e con il mio coltello, e lo vado a farcire. E guardate la consistenza dentro, tutta bucherellata, super soffice, cotto alla perfezione. In questo caso ho scelto il mio amato burro di Anacardi, il cashew butter smooth di MyProtein, super delicato, che secondo me si sposa benissimo con la farina al biscotto di tsunami, anch'essa super delicata.
ragazzi, sono io. Allora, vi volevo dare due o tre consigli per la preparazione di questo pancake, giga pancake, e spiegarvi anche un attimino qualche cosina a voce. Partiamo dal presupposto che ovviamente ognuno può modificare la ricetta in base a come si senta, che cosa vuol mangiare, eccetera, eccetera. Ovviamente il risultato un po' cambierà. Ad esempio, se volete farlo più low carb, basterà ridurre la quantità di farina, ma ovviamente non verrà così alto. Potete anche utilizzare al posto del lievito il bicarbonato e il limone o l'idrolitina. Il pentolino è bene che abbia un diametro di 12 cm, massimo 13, meglio se 10. Quindi già ad esempio se l'avete di diametro 14 o 15, come avevo io un po' di tempo fa, verrà sicuramente molto più basso. Altra cosa che vi consiglio di aggiungere è della frutta all'interno. Io non l'ho aggiunta per avere i carboidrati più bassi, però se volete potete, se vi piace, è buonissimo anche con la frutta, è spettacolare, anzi forse è più buono. E frutta meglio se matura, a pezzi o anche quei frullatini che si trovano van benissimo, perché renderanno il vostro pancake più dolce e molto più morbido. Ovviamente poi potete fare le varianti, mescolare le farine tra di loro, utilizzare ad esempio della farina di cocco, farina integrale, qualsiasi tipo di farina aromatizzata, farina di mandorle, d'arachidi. Potete provare a utilizzare all'interno lo yogurt al posto della frutta, un po' di yogurt, un po' di frutta. Potete utilizzare dell'albume al posto del latte, volevo dire, al posto dell'albume. Io ho scelto di farcirlo col burro di anacardi perché è il mio preferito. Potete farlo anche al mattino, ma dato che la cottura richiede circa 15-20 minuti, io preferisco farlo la sera prima e mangiarmelo il giorno dopo, quindi vado solo a condirlo e a mangiarmelo. E nulla ragazzi, buona colazione a me e buona fine video per voi. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, un commentino, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video.